chiediamo di... Il vento. Ad Auschwitz c'era la neve e il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno. E adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. A sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni, in polvere qui nel vento. In polvere qui nel vento. Ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere in pace senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare? Parole che oggi assumono ancor più significato, di Francesco Guccini, Auschwitz, la canzone del bambino nel vento. E con questo vi diamo il benvenuto qui all'Auditorium Renzo Piano dell'Aquila per questo evento verso la giornata della memoria organizzato dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell'Aquila con il patrocinio dell'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea nonché con l'ufficio scolastico regionale. Io devo salutare tutte le autorità presenti, civili, militari e religiose, saluto tutti e non voglio dimenticare nessuno, in particolare una rappresentanza dei 25 allievi marescialli della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila. Benvenuti. Saluto il sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, grazie di essere qui, il prefetto dell'Aquila Cinzia Torrago e tutti gli altri. Non li cito tutti perché rischio sicuramente di dimenticare qualcuno, però siete tutti benvenuti. E abbiamo qui con noi le classi terza E e terza F della scuola media dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri dell'Aquila, che salutiamo insieme ai loro insegnanti e al dirigente scolastico Antonella Conio. Abbiamo invece ascoltato la lettura di questo brano da parte di uno studente, lui è Lorenzo Marra, ve lo presento, frequenta la terza F e ha letto questo brano della canzone Auschwitz di Guccini, lo avete sentito, complimenti, grazie. Complimenti Lorenzo e grazie, molto bravo, grazie, grazie e grazie anche alla nostra violoncellista Flavia Massimo. Dicevamo parole molto toccanti che ci fanno riflettere in questa giornata. Spiegare un concetto così doloroso come la sofferenza, la morte programmata di milioni di persone, i campi di sterminio, può non essere semplice, soprattutto se ci rivolgiamo ai ragazzi, direttore, vero? E allora come raccontare la storia e la cultura ebraica, come riflettere su quanto accaduto.
È qui che vogliamo aprire un confronto con i nostri illustri ospiti che vado a presentarvi. Benvenuto al Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, che ha il piacere di accogliere qui oggi all'Aquila Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, benvenuta all'Aquila, benvenuta in Abruzzo. La prima donna a rivestire un ruolo così prestigioso nell'ambito della Comunità Ebraica di Roma, quindi complimenti. E salutiamo il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Massimiliano Nardocci, l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale e l'assessore comunale Ersilia Lancia. Benvenuti. A questo punto vi lascio in ottime mani, direi. Lascio infatti il microfono ad un giornalista professionista. Lui è consigliere dell'Associazione di Amicizia Italia-Israele di Perugia e dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea. Sto parlando di Gianni Scipione Rossi. Benvenuto anche a te. Grazie, senza applausi perché non ho ancora detto nulla, quindi... Grazie di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Ti lascio con i nostri ospiti e noi ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie. No, dicevo, l'applauso non per me, non ho ancora detto niente, sono solo seduto e non sono io il protagonista, come dire, quindi in questo caso sono soltanto, diciamo, provo a fare il moderatore. È molto bella la canzone, insomma, le parole, ma insomma la canzone di Guccini. E siccome oggi è il giorno della memoria e di memoria ci occupiamo, di memoria di quel che è accaduto prima e dopo la Shoah, come dire, almeno così la penso io, mi ricordo che questa canzone, io ero molto giovane, ma è del 1966. 1966 significa molto tardi rispetto ai fatti. C'è qualche problema con la memoria, c'è stata, nel mondo, diciamo, ma anche in Italia, perché questa storia riguarda anche noi. Ricordo bene quella canzone che non fu amata all'epoca. Un'altra canzone di Guccini, Un fu amata, Dio è morto. La Rai non capì, Radio Vaticana sì. Sono paradossi, se vogliamo, no? Dio è morto ma risorge, per i cattolici. Poi... Le religioni sono diverse, ma a perché abbiamo avuto questo ritardo, diciamo così? È una cosa complessa, non è una cosa semplice. Ma io vorrei cominciare con una piccola provocazione, comincio con il Presidente Marsilio, che ringrazio di avermi voluto qui con voi oggi. E perché mi ha colpito, non è la prima volta che lo dice qualcosa di simile, mi ha colpito quello che un paio di giorni fa a Milano ha detto la senatrice Liliana Segre, che è molto anziana naturalmente, quindi probabilmente penso sia un po' condizionata anche dall'avanzare dell'età, nel senso che a una certa età poi uno pensa al dopo, ma probabilmente le auguro altri 20 anni di vita ovviamente, ma probabilmente non vedrà il futuro. Anch'io, insomma, alla fine non è che ho 50 anni davanti, quindi un po' di preoccupazione in qualche misura è comprensibile, ma ha detto una cosa che mi ha molto, ripeto, molto colpito, perché ha detto: la gente si è stancata del giorno della memoria, ormai sappiamo tutto, in fondo che vogliono questi ebrei? Finiremo in una riga nei libri di storia. Questo mi ha colpito molto e su questo vorrei cominciare con Marco Marsilio, perché io penso che intanto questa giornata si intitola molto opportunamente Ricordo Storia Futuro. La storia è fondamentale per conoscere i fatti, il ricordo è perché bisogna ricordare i fatti,
E il futuro è fondamentale, senza storia, senza ricordo, senza memoria, non c'è futuro. La politica che cosa può fare? Allora, grazie. Domanda complessa, no? Dai. No, no, per carità. Scherzo un po'. Peraltro anche abbastanza abituale. È una domanda ricorrente ed è giusto che si faccia e che si continui a rispondere e a interrogarci noi per primi su che cosa possiamo e dobbiamo, sottolineo dobbiamo fare. E intanto una piccola premessa, anche io devo ringraziare, ma di cuore, Ruth Dureghello per l'onore e il privilegio che ci concede. Pochi sanno, l'ho scoperto anche io a un certo punto, che la comunità ebraica di Roma è titolare per l'Abruzzo. Qui in Abruzzo non c'è una comunità autocefala, me ne dispiace perché vuol dire che c'è una piccola presenza, che non c'è, e che sarebbe davvero per noi un onore, insomma, sarebbe davvero un gran piacere veder tornare a fiorire e a crescere una comunità ebraica abruzzese che anche riporti alla luce anche la memoria di una presenza storica importante. Ci sono tanti luoghi, tanti paesi, alcuni anzi hanno dato il nome a intere famiglie, che poi a Roma, no, in Tagliacozzo, per dirne uno, di famiglie, di dinastie, di famiglie di origine ebraica che poi appunto sono andate magari altrove. E quindi lavoriamoci anche a questo progetto di riportare, di ricostruire, di riorganizzare una presenza più attiva, più profonda, più vivace. E però insomma, il fatto che Ruth Dureghello sia qui, potete immaginare che nel periodo in cui si celebra la memoria, il ricordo di questa immane tragedia che è stata la Shoah e che non è ancora finita, perché la persecuzione, l'odio, la discriminazione perdura nonostante ciò che è accaduto. E potete immaginare quante siano, diciamo, le occasioni a cui è chiamata a presenziare, dal Quirinale in giù, insomma, chiaramente tutte le istituzioni si litigano la presenza di Ruth Dureghello. Noi abbiamo anticipato di qualche giorno, ma non è stato un sacrificio, perché poi è vero, il 27 è la giornata in cui si continuerà a celebrare. L'assessore Lancia racconterà magari di altri eventi che si fanno all'Aquila, ma ce ne sono altri importanti a Pescara anche in questi stessi giorni, e comunque in tutto l'Abruzzo tutte le amministrazioni comunali, provinciali, di ogni colore, di ogni parte politica, stanno giustamente e doverosamente celebrando. Le nostre scuole, qui c'è l'assessore, il direttore dell'ufficio scolastico, io le ho invitate anche nell'anno passato e nei quelli precedenti, continuo a farlo oggi, a riprendere e coltivare anche quelle buone pratiche tipo i viaggi della memoria, che portano gli studenti sul luogo fisico in cui queste cose sono accadute e fanno scoprire anche in maniera a volte scioccante che è vero, cioè sta là, cioè si tocca con mano, non è un racconto, non è un film in bianco e nero, non è un documentario, non è neanche una cosa noiosa e pallosa come no. Giustamente Gianni ci ha provocato anche a questa cosa, dice, ma ed è un tema su cui io poi con i miei amici ebrei, con i tanti che ho potuto frequentare, compreso Rav Di Signi, che è stato il primo anche a volermi provocare su questo, dice, ma noi siamo un popolo allegro, divertente, che si diverte, che vive, che ha tante belle tradizioni, perché si deve parlare di noi soltanto per la memoria della Shoah, per le tragedie, associare, diciamo, l'immagine, la cultura, la vita del popolo ebraico solo a immagini di sofferenza, di tragedia, di lotta, di lotta per la sopravvivenza, di discriminazione, che naturalmente dobbiamo, come dire, stiamo qui per ricordare quella violenza perché non accada mai più, e l'impegno è solenne, abbiamo voluto coinvolgere le scuole in primo luogo perché è naturale che seminare, diciamo, tra i giovani la cultura del rispetto, della pacifica convivenza, non la voglio chiamare per nulla tolleranza, perché non bisogna tollerare alcunché, cioè proprio rispetto, comprensione, civile convivenza, capacità di comprendere, di dialogare, di capire che esiste un altro da sé, culture altre, poi alcune più distanti, alcune più vicino, e peraltro quella ebraica vicinissima fa parte del nostro mondo. Noi cresciamo spesso intrisi di pregiudizi.
io stesso l'ho raccontato altre volte, cioè nato e cresciuto a Roma, come a volte qualche mio collega mi rimprovera fin troppo, ma da una famiglia che da secoli vive in Abruzzo, se c'è a Roma qualcuno che può vantare di essere romano di Roma sono gli ebrei, che stanno da 2000 anni e da 70 generazioni, no, da 7, a Roma si dice che per essere romano devi essere 7 generazioni a Roma, loro ci stanno da 70 generazioni e qualcuno a Roma magari no, li tratta, e allora cresci nella comitiva e se uno è tirchio lo chiami rabbino, ah sei tirchio come un rabbino, perché l'immagine no, stereotipata dell'ebreo avaro, attaccato al soldo, e così uno senza neanche capire. Da bambino mi è capitato, è la verità, posso confessare insomma questo delitto, questo peccato di gioventù, si cresce con questo pregiudizio diffuso fino a che poi magari uno ci sbatte il muso. A me è capitato una persona, non so se te l'ho raccontato, ma una persona che tu sicuramente conosci, Massimo Sciunnac, faceva parte della mia comitiva al mare, e all'ennesima battuta che tra ragazzini parte eccetera, lui giustamente un giorno si rivoltò, non volle più ascoltare le battute a cuor leggero e ci sbatté in faccia, sì, beh, so ebreo, allora, e uno scopre che l'ebreo esiste per davvero, è un uomo come noi, è un ragazzino con cui giochi a pallone, ti ci diverti, vai in comitiva, ti litighi la fidanzata, cose del genere, e quella scoperta, diciamo, poi magari ti giri e scopri che la mattina al mare sotto l'ombrellone c'erano i nonni con i tatuaggi che facevano vedere, che ci hanno fatto conoscere la realtà fisica vera, reale, che non era un racconto, non era neanche una mitologia come qualcuno negazionista magari prova ancora a dire, ma tutto sommato, boh, ma davvero è successo, ma è talmente irreale, talmente strano che non è, per certi versi non è nemmeno difficile credere a una teoria negazionista, perché una cosa dice, ma possibile che una cosa così disumana, così scientificamente organizzata, cioè l'uomo è arrivato a questo? E invece c'è, è stato possibile, e io consiglio appunto di fare quel viaggio che anche io stesso ho fatto, della memoria, di andare a coltivare. Naturalmente vale per questo come per tante altre tragedie della storia che è bene conoscere, perché poi bisogna appunto allargare l'orizzonte, capire, collocare, vivere un po' tutta la storia. Tanti secoli che abbiamo alle spalle sono stati puntellati e costeggiati di tanti eventi, anche se è giusto sottolineare l'unicità della Shoah, questo va sempre rilevato, è improprio fare paragoni, quando si fanno è bene tenere sempre presente questo aspetto, che quello è stato davvero un evento unico nel suo genere, nella sua genesi, ma non voglio rubare argomenti a Ruth. Io voglio concludere ringraziando tutte le istituzioni che hanno collaborato, a partire dai miei uffici, da Cadia, che in questi giorni hanno collaborato con tutto il mio staff per rendere questo appuntamento degno e all'altezza della solennità che si deve a un momento sancito da una legge, ed è l'occasione anche, Ruth, per tornare a ringraziarti. Questa città porta ancora le ferite del drammatico terremoto, del sisma del 2009, e questa città ti è ancora grata per la solidarietà che la comunità ebraica romana ha dimostrato in quei giorni, in quella durissima stagione, rinnovando un legame di antica amicizia e di reciproca solidarietà, perché tanti tuoi correligionari, tanti del tuo popolo e del nostro popolo hanno trovato qui in Abruzzo assistenza nei giorni tremendi della Seconda Guerra Mondiale, delle razzie nazifasciste e della persecuzione. Quindi grazie di nuovo per quello che avete fatto e per quello che continueremo a fare, e io spero che da qui questa occasione possa essere l'occasione una prossima volta di tornare, non per celebrare appunto il giorno delle tragedie, ma magari per organizzare un evento in cui far scoprire agli abruzzesi, agli studenti e comunque alla popolazione in genere le bellezze, le ricchezze, anche la gioia della cultura, delle feste ebraiche, del contributo che voi continuate a dare
per arricchire la nostra comunità nazionale. Grazie Ruth. Grazie al Presidente Marsilio, condivido le sue parole, quindi non posso commentare, voglio dire, e soprattutto quello sull'unicità della Shoah. No, soprattutto non perché non condivido le altre, perché questo è un tema che spesso affiora. Dice, vabbè, ma di stragi ce ne sono state tante, no? Sì, ce ne sono state tante. E, ne so, in Turchia ancora la negano, no? Però la Shoah è il frutto unico di un atteggiamento filosofico. Cioè Hitler decide che bisogna sterminare un popolo. Non è la stessa cosa della guerra tra Tuzzo e Ugo, non è la stessa cosa, perché tutte le altre strage, anche all'interno del mondo cattolico, e tanto per essere chiari, voglio dire, gli ugonotti, la storia è piena di stragi, di guerre, però qui c'è un progetto scientifico. Dietro c'è una filosofia materialista, non è una cosa che nasce per caso. Gli ebrei sono stati dati a trovare nelle case, dappertutto. Se non fosse finita sarebbero arrivati a prenderli in Algeria per quanti ce n'erano. Faccio l'esempio degli armeni, ma insomma se ne possono fare altri, nessuno è andato a cercarli fuori casa. Quelle stragi hanno motivazioni tristi, sbagliate, quello che volete, ma di origine politica o geopolitica, se volete. Questo è il mio territorio, questo è il tuo territorio, tu questo fai questo, tu fai... No, non è così. Non è così. Storicamente gli ebrei sono stati perseguitati. Perseguitati in quanto popolo. Dovevano essere sterminati perché non si poteva averli nemmeno come vicini di casa. Parlo ovviamente delle origini della Shoah, poi che l'antisemitismo sia sempre esistito, che sia trasversale e che ancora oggi appaia qualche volta, perché è come un fiume carsico. Ogni tanto c'è sempre qualcuno che se la deve prendere con gli ebrei. Però ricordiamoci che la Shoah è unica, non è paragonabile alla guerra tra irlandesi e inglesi. Come dire, non è la stessa cosa, perché le motivazioni sono molto più profonde e per questo molto più pericolose. Voglio tornare però al 1966, se mi permette la Presidente, a quale pongo poi il problema, ma questo voglio ricordare magari soprattutto agli studenti, perché può sembrare strano che non se ne sia più parlato per anni. Non se ne è parlato, finita la guerra, finita la seconda guerra mondiale, quando della Shoah però si sapeva, e comunque che ci fossero i campi di sterminio si sapeva già nel 1942, non è che si è scoperto dopo, cioè voglio dire, Auschwitz peraltro, il giornale Memoria ricorda il 27 gennaio quando sono stati aperti i cancelli di Auschwitz, ma è simbolica, perché non è che c'erano anche altri campi di sterminio, quindi è stata scelta simbolicamente a livello internazionale. Però dopo la guerra non si vuole, nemmeno in Italia, adesso non voglio occuparmi della Germania che ha tanti superproblemi, ma insomma parliamo di noi perché è della nostra cultura, perché noi abbiamo avuto prima non era detto che finisse in quel modo, ma comunque abbiamo avuto nel 38. Quelle che vengono chiamate le leggi razziali, in realtà all'epoca si chiamavano razziste, perché sarebbe più corretto, però insomma sono passate come leggi razziali. Sostanzialmente a un certo punto gli ebrei, che fino a quel momento, gli italiani di ragione israelitica, ma anche non religiosi, ma comunque di origine ebraica, sono stati discriminati, sono stati tolti i diritti civili, sono stati cacciati i bambini dalle scuole, i professori. Va bene? Sono aperte le scuole, così, delle scuole ebraiche per raggruppando bambini per poter continuare a studiare. Tolti i diritti civili, non sono, togliere i diritti civili non è paragonabile alla Shoah, però è come dire tu non sei più parte di noi. È grave. Ma di questo dopo la guerra si è parlato poco, e anche della Shoah, per quello dico 1966,
Potrei fare tanti esempi, tanti esempi. La mia generazione ha scoperto tutto questo mentre, grazie anche al giorno della memoria, questi ragazzi, questi giovani studenti lo possono scoprire prima. La mia generazione non sapeva nulla. Non sono giovane. Io ricordo il liceo, 4 righe nel manuale Saitta, tanto per essere chiari. Non ho mai avuto al liceo una lezione, un colloquio, un professore di storia che parlasse di questo. Stiamo parlando di fine degli anni 60. Fine degli anni 60. Auschwitz era appena uscita, come dire. E negli anni precedenti, poteva ancora capitare. Vi faccio un solo esempio perché non mi allungherei e poi tolgo spazio ed è inutile che lo tolga io. Poteva ancora capitare, per esempio, faccio un solo esempio perché in questi giorni è stato ripubblicato, allungato, ma hanno trovato altre carte, il giornale di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda, grande scrittore, no? Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, grande scrittore. Dopodiché Gadda era stato in una prima guerra mondiale, ovviamente si riferisce al giornale di guerra e di prigionia alla prima guerra mondiale, ma non lo pubblica. Lo pubblicherà nel 55, quando tutto era già successo, nel 55, e taglia, non pubblica tutto. Gadda era un tipo strano, taglia qui e là per non offendere, lo dichiara lui, non lo sto dicendo io, è una cosa nota, non è una cosa che invento in questo momento, per non offendere persone che lui ha citato nel diario. Taglia qui, insomma, un po' toglie, quello sì, ma insomma non lo citiamo, quindi... Peraltro è un bel diario. Bel diario, significativo, però nel 1955, quando esce, taglia un po' qua, un po' là, ma non pensa che sia opportuno tagliare la parte in cui scrive il 25 novembre 1915. Alla mensa conobbi l'antipaticissimo, pretenzioso, presuntuoso capitano Niccolosi, ebreo. È strana l'intuizione che ho degli ebrei. Li conosco di colpo, al solo guardarli, prima ancora di avvicinarli. Non ho nessuna speciale avversione per loro, ma questo Niccolosi deve essere un cane. Cioè, un grande scrittore come Gadda, dopo che tutto si era saputo, toglie un nome qua e là perché non vuole litigare con nessuno, ma mantiene questa frase. Cioè, a me, francamente, nel racconto italiano di Gnoto del Novecento, grande libro di Gadda, scrive: mi sono poco simpatici gli ebrei. A un tempo sono banchieri, democratici, framassoni e filantropi, soprattutto israeliti. Banchieri per istinto, filantropi per convenienza, democratici per necessità. È un grande scrittore del Novecento italiano. Questa è una selva di luoghi comuni. È una selva di luoghi comuni. Allora, in quell'epoca non si poteva. Non se ne parlava, non importava niente a nessuno. Vi potrei leggere cosa, sì, una frase, una cosa di Quasimodo, Salvatore Quasimodo, grande poeta. Gli ebrei sono una razza che non ha mai potuto sentirsi legati ad una patria, a una società. Mi fermo perché non so che dire, so solo che la mia generazione non l'ha saputo e per questo ripeto, bene che si continui a parlarne, spero che quello di Linea Serie sia solo pessimismo. Ma a questo punto chiamo in causa la Presidente Dureghello. Tanto buongiorno a tutti, sono davvero molto felice e onorata di essere qua con voi, soprattutto alla presenza degli allievi ufficiali, se ho capito bene, della Guardia di Finanza e dei ragazzi della scuola media. E sì, già sono state poste alcune
questioni veramente molto delicate e anche molto profonde, che di fronte a ragazzi così piccoli, se mi permettete, è un po' difficile cercare di far comprendere. Siccome, come spesso dico, io preferisco parlare a loro, perché non facciamo la memoria per noi, che in qualche modo, diciamo, abbiamo elaborato un percorso, un processo, e se abbiamo, come nel caso di chi mi accompagna, ruoli politici e istituzionali, abbiamo ben chiaro cosa stiamo facendo, la ragione per la quale ci dobbiamo spendere in progetti, attività, ragionamenti, riflessioni di fronte a un presente che sicuramente ha delle evidenti sbavature o quantomeno delle leggerezze, ma raccontare ai ragazzi 2000 anni di pregiudizio antiebraico che sfociano nelle parole anche di autorevoli eminenti esponenti della cultura e della letteratura anche recente è un po' complicato, ma mi farebbe invece piacere che comprendessero, invece che il pregiudizio, cosa è la storia ebraica italiana, che è un'altra roba, come diceva giustamente Marco, perché i primi ebrei arrivano da Israele proprio a Roma 200 anni prima di Cristo, prima dell'era volgare. 200 anni prima una prima comunità di ebrei si insedia a Roma, e da quel momento là, che non è proprio ieri, fino ai giorni nostri, le vicende degli ebrei in Italia e a Roma in particolar modo hanno connotato un percorso culturale di crescita, di valori, di condivisione di tutto quello che abbiamo vissuto e di quale andiamo particolarmente fieri, che non è stato soltanto la persecuzione, attenzione, è stato tanto altro. È vero, diciamo che dall'editto di Costantino in poi la vita non è stata facile per gli ebrei romani e italiani in particolar modo. Diciamo che 300 anni di restrizione dei ghetti lo sono stati ancor meno, e parlo di storia molto recente. Diciamo che però alla fine del ghetto gli ebrei hanno anche combattuto, in particolar modo a Roma, per il risorgimento italiano. Che l'Italia, caso unico nel panorama europeo, alla sua istituzione e fondazione vede un riconoscimento dei diritti civili ai cittadini di fede ebraica. Un'innovazione, un pensiero, ovviamente influenzato anche dal pensiero ebraico mitteleuropeo, che costituisce un unicum nel panorama internazionale. Gli ebrei combattono nel Risorgimento, gli ebrei si distinguono per la partecipazione alla vita attiva, pubblica e politica. Gli ebrei sono protagonisti della Prima Guerra Mondiale, con una percentuale di medagliati estremamente numerosa, fondano alcuni corpi importanti, fra cui la Polizia di Stato, il generale Ottolenghi, il generale Pugliese, tutte figure che sicuramente, l'ammiraglio Caponna, figure sicuramente qualcuno ha sentito parlare, altri assolutamente no. Perché arrivo brevemente a quello che è successo dalla Prima Guerra Mondiale alla Seconda Guerra Mondiale. E non è una pagina da poco, e spiega anche poi la successiva cancellazione, se non rifiuto o negazione, di un passato troppo doloroso e forse anche troppo vergognoso da poter e dover soffermarci. Fra la fine della Prima Guerra Mondiale, in cui comunque il pregiudizio sociale antiebraico c'era e permaneva perché era troppo intrisa la cultura, alla Seconda Guerra Mondiale c'è una pagina che dura più o meno una ventina d'anni, ed è una pagina di cui con difficoltà nel nostro paese si è parlato. Una pagina connotata da un'ideologia, una pagina connotata da una volontà e una pagina connotata anche da una grande chiarezza sugli obiettivi. Rendere l'Italia protagonista della storia, ma a quale prezzo e con quali condizioni? L'esaltazione del nazionalismo non era certamente un problema per le nazioni europee, non lo era nemmeno per il popolo ebraico, che è visto da sempre nel sionismo e soprattutto nel sionismo che nasceva in quegli anni una missione da perseguire.
come è tuttora, ma il modo in cui a questo si doveva arrivare non è stato certamente un modo limpido. Il prezzo che l'Italia ha pagato è stato un prezzo ingeneroso e soprattutto inaccettabile. In questo processo di affermazione del fascismo, con le complicità, con i silenzi e anche con la partecipazione attiva di molti altri italiani, gli italiani di fede ebraica subirono, come si diceva, nel 1938, in un processo e appunto in un intento che era stato già ampiamente dichiarato da Mussolini qualche tempo prima nel discorso di Trieste, la definitiva esclusione, anzi sottomissione, da tutte quante le carriere politiche, pubbliche, sociali, associative, educative, perché considerati non italiani, con la colpa o con la presunta colpa di non avere la dignità e il diritto di far parte di una società che necessitava di altri requisiti, non so sinceramente, non l'ho mai capito e non lo chiedo nemmeno quali fossero, ma per i quali gli ebrei non erano all'altezza. E fu così che nel giro di pochi mesi, da protagonisti della vita a tutti quanti i livelli, divennero cittadini di serie Z, perché non basta B, C o D per descrivere quello che accadde. E per primi furono i bambini, i ragazzi nelle scuole ad essere messi alla porta, da diligenti ufficiali dello Stato, insegnanti, dirigenti scolastici, che raccogliendo e recependo un'indicazione di una legge meschina, fecero il loro lavoro con diligenza e con puntualità, chiamando uno per uno questi bambini e dicendogli che dal giorno dopo non potevano più tornare nelle loro scuole con i loro compagni. Lo stesso fecero autorevoli, diligenti, zelanti, puntuali, uomini dello Stato, perché al tempo le donne, ahimè purtroppo, non avevano nemmeno questo da poter fare, chiamando funzionari pubblici, insegnanti, docenti universitari, membri delle associazioni, tesserati del CAI, avvocati, medici, infermieri, chi più ne ha più ne metta, militari soprattutto, medagliati ancor di più, dicendogli che non c'era più spazio per loro, perché loro erano cittadini di serie Z, anzi neanche più cittadini. E dal 1938 fino ovviamente all'entrata in guerra e fino a quello che sarà il 1943, tutto questo non soltanto crea il presupposto per quello che accadrà poi durante la Seconda Guerra Mondiale, con quella partecipazione dell'Italia anche in termini di responsabilità alla Shoah, ma soprattutto mette fuori gli ebrei, ma mette dentro tanti altri. Il pensiero ebraico, la cultura ebraica, la partecipazione ebraica viene marginalizzata, misurata, censita, non mi veniva la parola, censita, quindi sapevamo tutti dove stavamo, chi eravamo, dove abitavamo, quanti figli avevamo, che lavoro avremmo fatto, avremmo dovuto fare, ma che non potevamo fare più. E al posto dei nostri nonni entrarono altre persone nelle carriere, negli uffici, nelle diplomazie, nell'esercito e tutto il resto. E questo mi serve per arrivare a cosa successe dopo, ma c'è anche un in mezzo, perché non bastò averci messo ai margini della società, non bastò averci privato della dignità del lavoro, della dignità dello studio, della dignità delle tutele, di tutto quello che poteva essere allora. Non bastò, perché si contribuì anche alla razzia, si fece in modo che i nazisti avessero i documenti di dove gli ebrei risiedevano, non soltanto a Roma, nel quartiere ebraico, nel centro storico, ma in tutta la città, in tutta la provincia, in tutto il territorio.
facendo in modo che fossero catturati e deportati complessivamente circa 2500 ebrei soltanto da Roma, fra l'inizio, il 16 di ottobre e il maggio del 1944, perché dopo il 16 di ottobre le denunce, le delazioni, i vicini di casa che chiamavano i fascisti per dire venitevelo a prendere, mio nonno incappato in un appuntamento in cui invece fu denunciato per essere catturato e portato ad Auschwitz, al quale, dove arrivò, ahimè purtroppo, a Roma già liberata, ma da cui non fece più ritorno, non ci è arrivato da solo, o non ci è arrivato perché ci voleva andare, o non ci è arrivato perché meritava di arrivarci, ci è arrivato perché era ebreo, perché un amico gli proponeva un lavoro clandestino in un periodo in cui doveva portare cibo a 5 figli, e perché ha avuto la leggerezza di pensare che quell'amico lo fosse veramente e che per poche lire non lo avrebbe venduto. Questo è accaduto, e lo dico ai ragazzi perché parlo a voi principalmente, perché siete voi che dinanzi al presente dovete sapere da quale parte poi stare. E per tornare al 1967, che peraltro è l'anno in cui sono pure nata, quindi mi fa piacere ricordare, anche se non lo ricordo così tanto, ma c'è da dire che è facile comprendere perché ci sia stato tanto silenzio. Era il silenzio della vergogna, era il silenzio dell'incapacità di assumersi delle responsabilità verso un passato così vicino, nel momento in cui alla fine della guerra non si era fatto alcun lavoro di, non dico solo rievocazione, ma quantomeno ripristino della giustizia. Chi aveva preso il posto di qualcun altro? L'ha restituito? No. No, non solo, se posso, non voglio, ma i professori universitari che sono subentrati. Ci stava arrivando. Subentrati. Nelle cattere che i professori ebrei hanno dovuto lasciare, non hanno voluto ridare le cattedre. Chi aveva firmato il manifesto della razza, preferirei pure evitare di menzionarlo perché veramente rabbrividisco solo al pensiero, e parlo del signor Azzariti, non mancò di presiedere la Corte Costituzionale nel dopoguerra, e non era uno da nulla. Molti, ai più diversi e disparati livelli, continuarono in quell'esercizio di un diritto veramente inconcepibilmente chiamato tale, senza nulla pagare per quanto era accaduto. A differenza della Germania, con le sue problematiche, con le sue tematiche, con le sue complessità, dove però ci fu un processo, il processo di Norimberga, in Italia di processi se ne fecero molto pochi, anche sommari. Ci fu una bella amnistia, giustamente dettata, non spetta a me giudicare, dai tempi e della necessità di mantenere degli equilibri, ma poi fu molto più facile intraprendere la strada della dannatio memoriae e della cancellazione di quegli anni così difficili, piuttosto che assumersi delle responsabilità, un tema quanto mai attuale sempre nel nostro percorso sociale e culturale, l'assunzione delle responsabilità. Di chi era colpa? Era colpa della Germania, era colpa di Hitler, era colpa degli altri. Ma mio nonno l'ha denunciato il suo amico. Non l'ha denunciato Hitler. Mio nonno ha perso il lavoro per le leggi razziali. La colpa è stata di chi governava. E arriviamo al 1967. Non solo era una vergogna, era una colpa parlare della guerra. Era una colpa dover dire che i fascisti ci avevano portato a quella tragedia. Era una colpa ancora di più dire che eravamo pure tornati dai campi di sterminio e qualcuno voleva parlare. Ma vi rendete conto raccontare la Shoah o raccontare lo sterminio che cosa significava? A persone che erano state evidentemente complici in un sistema di complicità di quella storia. I sopravvissuti da una parte si vergognavano, dall'altra gli veniva detto che erano dei bugiardi, che non poteva essere vero.
Che parlare a fare? Pensate, ci è voluta una legge, ma vi rendete conto che ci è voluta una legge per dire parliamo della storia e pensiamo di diffondere questa storia fra le 100.000 difficoltà, perché è un monito a che non riaccada più. E nel frattempo era già riaccaduto, perché c'era stata la Cambogia, c'erano stati prima ancora gli armeni, come si diceva, ci sarà il Ruanda, ce ne saranno un'infinità, purtroppo, ahimè. Ma c'è voluta una legge che in Italia fortunatamente arriva prima del Parlamento europeo, per la lungimiranza di persone come Atos De Luca, Furio Colombo, che vollero fortemente l'istituzione di un momento nazionale, per poi sentirci dire che gli ebrei erano quelli morti nei campi di sterminio. Altro problema. E come ha detto il Presidente, l'amico Marco, tutt'altro. E devo essere sincera, a me di venire a parlare soltanto per la memoria, e Marco lo sa, mi dispiace pure un po', perché penso di mancare di rispetto veramente a voi, ma soprattutto alla storia che ci accomuna e che ci appartiene. Ma lo faccio, e lo faccio con consapevolezza, perché sembra che se non parliamo di questo non c'è motivo di discutere di antisemitismo, di discriminazione, di violenza, che oggi invece sono ancora così pervasive e presenti nella società. E lo faccio perché voi ragazzi innanzitutto subite quotidianamente sollecitazioni, stimoli, input che vi vogliono portare sulla cattiva strada. I social sono sommersi di messaggi antisemiti, di rievocazioni del fascismo e del nazismo, di simboli e di ogni tipo di manifestazione indicibile e vergognosa di un passato al quale non so per quale modo dovrebbe, in quale maniera vi dovreste rireclutare, passatemi il termine. Negli stadi gli slogan delle tifoserie e delle curve parlano degli ebrei o delle persone di colore o di altro di cui avete sicuramente sentito, offendendo non le persone, ma offendendo tutti noi. Quei valori su cui la Costituzione è stata scritta, costruita, di rispetto, di dignità, di riconoscimento. E tutti quanti ad assistere indifferenti, silenziosi, senza che si prenda una decisione, che intervenga la magistratura in maniera puntuale, che le società si dissocino, che i vicini di sedia nelle curve si alzano e se ne vadano. Ma questo è normale? Ma questo è civiltà? Ma questo è il lavoro che abbiamo fatto per la memoria? Nei libri di scuola, a queste pagine è dedicato poco più di un capitolo. È grazie alla buona volontà dei direttori degli uffici, degli insegnanti, delle famiglie, che riusciamo a trasmettere alcuni messaggi. Allora, vi ho rubato già abbastanza tempo per adesso, non volevo. Quei silenzi ci sono ancora. Forse ancora il 1967 per certi versi, se non riusciamo ad impedire che questi ragazzi vivano in una società su modelli e valori diversi. E quando Liliana scrive che quando i testimoni non ci saranno più, e ahimè, come dicevamo, è un fatto anagrafico, tutto questo saranno una riga nei libri di storia, io non sono d'accordo con Liliana, lo devo dire sinceramente, perché in questi anni ho visto invece una partecipazione delle istituzioni, della società civile, delle fedi religiose, un percorso, un processo, non c'era stato il dialogo, dal 67 ad oggi non c'era stato il dialogo, non c'era stato il dialogo con la Chiesa, col mondo musulmano, con la politica, con tutto quello che c'è stato. Allora dico a Liliana, Liliana, capisco, condivido, è una preoccupazione che è giusto che lei oltretutto passi a noi, ma se guardo ai tanti, alle migliaia di ragazzi che ho accompagnato nei viaggi della memoria con Sami Modiano, piuttosto che con Piero Terracina, con Shlomo Venezia, con Ida Marcheria, Alberto Mieli, Alberto Sed, tutti quelli che in questi anni ci hanno accompagnato, le sorelle Bucci,
e guardo agli occhi di quei ragazzi che ho visto con i miei occhi, e alle lacrime e alla commozione, ma anche alle domande e all'intelligenza con cui si sono posti, io sono convinta che potrà esserci anche mezza riga sui libri di storia, che è poco meno di quello che c'è stato finora, ma si potrà sicuramente ancora continuare a parlare di noi e non degli altri. Io spero che sia così, però effettivamente la questione è molto complessa. Giorni fa ho trovato un non l'avevo letto, non si può leggere tutto, poi ogni tanto viene fuori qualche cosa, però qualche riga del diario. Siamo nel 1939, l'Italia non è ancora in guerra, diciamo che si vada verso, cioè l'alleanza con la Germania c'era, ma non si era, l'Italia era ancora neutrale. E ho trovato questo appunto, il diario di un giornalista, pubblicato molto dopo, Enrico Rocca, era goriziano ed era stato anche sansepolcrista, però le leggi razziali lo colpiscono, e a un certo punto scrive nel diario: poi, a parte quelli che possono essere i fatti personali, cioè il suo fatto personale essendo ebreo, sarei proprio curioso di vedere come se la sfangheranno con gli ebrei. Dico, se si va in un modo o nell'altro verso le democrazie, come si toglieranno dal mondo i provvedimenti dettati da Berlino? E poi vi dirò, non è una legge da annullare, è un canone spirituale ingombrantissimo che bisognerebbe togliere di mezzo, niente di meno la teoria fondamentale, basilare, eccetera, come si diceva allora, della razza. Un canone spirituale, disse. Enrico Rocca collaborò poi, fu ovviamente, era giornalista, fu cancellato, eccetera, eccetera. Poi collaborò con la Radio Alleata di Napoli. Quando tornò a Roma fu denunciato come fascista. Capite le contraddizioni folli di quell'epoca? E comunque la frase più importante è un canone spirituale. Tra l'altro non è vero che le leggi razziali sono state ordinate da Hitler, fu una scelta autonoma, non esiste un documento in cui non è mai stato, è stata una... sarebbe lunghissimo da spiegare, e voi forse, voi siete in terza media, penso, spero che nel liceo magari ne parleremo con i rappresentanti anche delle scuole, voglio dire, si spiega, cioè, la storia questa è nota, però mi ha colpito il canone spirituale ingombrantissimo, perché questo forse è il problema, io credo, non so se la Presidente Dureghello è d'accordo, l'antisemitismo è proprio... riguarda un profondo cortocircuito della cultura, ed è questo che noi, credo, non solo i fatti di allora, ma bisogna combatterlo ogni giorno, perché è vero, non solo negli stadi, ma anche nei luoghi comuni che si sentono, meno di una volta, io lo riconosco, meno di una volta, però esiste ancora questo canone spirituale che è il contrario della verità e che pure si rinnova. E questo tocca a tutti noi, ma soprattutto a voi giovani. Qui sono costretta, scusate, a intervenire. Per contestarmi. Mi sono presa il microfono da sola, giusto. Mi dispiace, ma purtroppo è inutile che ce lo neghiamo. Come detto prima, l'antisemitismo esiste perché esistono gli ebrei. Se non esistessimo, probabilmente non ci sarebbe motivo di profondere odio. Noi siamo il capro espiatorio, o comunque la ragione per la quale, di fronte a responsabilità o assenza di responsabilità, si può individuare qualcuno a cui accollare questa responsabilità. È storicamente così.
È stato storicamente così. E oggi nel presente qual è il tema per il quale ancora l'antisemitismo che evolve, si modifica, sale, si abbassa, cresce nella sofferenza sociale, perché anche lì bisogna trovare una colpa, cresce quando c'è la pandemia, perché anche lì bisogna trovare qualcuno a cui addossare la responsabilità di un virus con le teorie del complotto piuttosto che con il merchandising sui vaccini, e c'è sempre qualcuno che ci guadagna e che ne beneficia, e ovviamente qualcun altro che veramente fa la storia, ma di cui non si parlerà mai. E oggi ci abbiamo da contrastare e da confliggere, purtroppo, 2000 anni di seme e di molecole proprio radicate nella struttura mentale e psicologica, che vedono nell'ebreo il diverso per eccezione e il colpevole per definizione. È difficile. È molto difficile se partiamo da questo presupposto, perché a questi ragazzi io vorrei insegnare che avere un colore della pelle diverso o venire da un paese lontano o ancora professare una religione diversa non è una colpa, ma al contrario un motivo di arricchimento. Vorrei altresì raccontare e dire che anche il legame con Israele che il popolo ebraico ha storicamente e radicalmente nella cultura e nella tradizione, anche questo non è una colpa, e che anche Israele nel suo esistere come nazione e come paese non deve scontare una colpa, e non esiste grazie alla Shoah, ma esiste nonostante la Shoah. E questo è qualcosa che va purtroppo ogni volta e ogni giorno ribadito. Noi siamo qua a parlare, nonostante la Shoah, ma non solo io, tutti noi, perché se non ci fosse stata quella pagina di storia, che società si sarebbe costruita, che mondo si sarebbe costruito? Questo mondo purtroppo è ancora intriso di pregiudizio contro gli ebrei, contro gli omosessuali, contro gli stranieri, contro le persone di colore, contro i disabili. Non dimentichiamo che la prima sperimentazione della Shoah per lo sterminio fu operata sui disabili. La società tedesca fu epurata dai disabili ben prima dell'inizio delle persecuzioni antiebraiche. Poi passarono gli omosessuali, i sinti, i rom, gli ebrei, tutti diversi. Noi parliamo solo di ebraismo e di ebrei e di Shoah perché fu una situazione unica, come si è detto, e irraggiungibile, perché anche gli stessi sintimi che vivevano, che erano stati portati a Birkenau, non subirono la stessa sorte così scientifica che subirono le comunità ebraiche di tutta Europa. Ma noi parliamo di una scientifica volontà discriminatoria che mette il diverso ai margini della società. Ma io la domanda che faccio è a questi ragazzi e in genere a tutti: cosa è normale? Non mi importa cosa sia diverso, ma mi importa sapere cosa è normale. Perché se è normale usare gli emoticon con le braccia alzate, scusate, non riesco nemmeno a emulare il gesto, o con la faccia e il busto, o piuttosto passarseli in forma denigratoria l'uno con gli altri, oppure di utilizzare ancora espressioni come quelle che citava Marco nella sua giovinezza, che sono, ritornano ad essere espressioni più che usate, oppure postare continuamente in maniera aggressiva le loro espressioni antisemite da tutte le parti, o mettere una maglietta con Auschwitzland, che un giudice decide pure che non è nemmeno un reato. Io non lo so che cos'è antisemitismo, ma non mi interessa nemmeno, a me interessa continuare a garantire a questi ragazzi che domani non si trovino con un compagno che lo denuncia e lo porta verso un campo di sterminio, perché se è successo, a me nessuno dice che non può succedere più, e io ci credo che può succedere ancora, perché al mio popolo è successo tante volte nella storia, ma io sto qua per raccontare che tutte quelle volte sono finite bene. L'importante è che anche la prossima e questa finisca bene, perché sennò mi dispiace, ma abbiamo chiuso. E allora non mi interrogo troppo più sull'antisemitismo, ma vorrei educarli alla vita, ed è questo il messaggio ebraico che vogliamo trasmettere.
Grazie, grazie. D'altra parte forse bisognerebbe che i ragazzi capissero che il nostro paese, parlo del nostro paese, dell'Italia, che se non ci fossero stati gli ebrei in Italia, a Roma, saremmo più poveri. Grazie ancora. Adesso chiamiamo in causa l'Associazione Culturale del Ricordo, che c'è, sì, c'è. Sì, sì, c'è. Facciamo una pausa, diciamo, della parola. L'imputato Stark era il nostro superiore nel comando accettazione, dove lavoravo come scritturale. Stark aveva allora 20 anni. La sera che venne consegnata la polacca coi due bambini, fece con noi un discorso sull'umanesimo di Goethe. Qual è la storia di quella consegna? La venimo a sapere in seguito. Il bimbo di 8 anni che la donna teneva per mano aveva sottratto a un funzionario del lager un coniglio per farci giocare la bimba di 2 anni della donna. Per questo dovevano essere fucilati tutti e tre. Stark eseguì la fucilazione. E lei poté vederlo con i suoi occhi. Dalla finestra vidi Stark dirigersi verso il crematorio con la donna e i bambini. Aveva la carabina a tracolla. Sentii poi una serie di colpi. Poi Stark tornò indietro da solo. Imputato Stark, questa descrizione corrisponde ai fatti? Lo contesto energicamente. Lei nel maggio 1941 arrivò al blocco accettazione della sezione politica. Cosa faceva nel reparto accettazione? I prigionieri in arrivo venivano muniti di un numero. Si dovevano riempire fogli personali, approntare schedari. E come arrivavano i prigionieri? A piedi, in camion o in treno. I treni arrivavano di regola il martedì, il giovedì ed il venerdì. E lei cosa doveva fare all'arrivo dei trasporti? Una parte dei prigionieri era dislocata e dovevo registrarli. Gli altri erano trasferiti. Dov'è la differenza? Quelli dislocati erano integrati nel lager. Quelli trasferiti non erano presi in forza né compresi fra gli effettivi. Cosa accadeva ai prigionieri trasferiti? Erano subito liquidati nel piccolo crematorio. E cosa gli dicevate? Li informavamo che andavano a spidocchiarsi. E loro non si agitavano? No, entravano tranquilli. Conoscevamo bene l'atteggiamento di Stark quando tornava da un'esecuzione. Nella stanza doveva esserci un ordine meticoloso. Dovevamo scacciare le mosche coi fazzoletti. Guai se in quel momento scopriva una mosca, andava fuori di sé dalla rabbia. Prima ancora di togliersi il berretto si lavava le mani in un catino che l'uomo di fatica aveva messo sullo sgabello, vicino alla porta. Quando si era lavato le mani accennava all'acqua sporca e l'uomo doveva correre a prendere altra acqua. Poi ci dava la giacca da ripulire e si lavava ancora viso e mani. Per tutta la vita vedrò Stark, sempre Stark. Lo sento gridare, dentro figli di cani! E noi dovevamo entrare nella camera. Quale camera? Nella camera delle esecuzioni del vecchio crematorio. C'erano più di 100 uomini, donne e bambini, come pacchi. I morti presentavano ferite? Sì. Erano ferite d'arma da fuoco? No, erano stati gasati. Giacevano stecchiti uno sull'altro. A volte gli abiti si strappavano e allora ci picchiavano. E Stark era presente? Stark era sempre presente. Lo sento gridare, via, raccogliete questi stracci! Una volta un omino sarà nascosto sotto un mucchio di vestiti. Stark lo scoprì. Vieni qui, gli gridò e lo mise al muro. Prima sparò a una gamba, poi all'altra. Da ultimo quello dovette sedersi su una panca e Stark lo finì. Gli piaceva sparare prima alle gambe. Sentii una donna gridare, signor comandante, non ho fatto nulla! E quello urlò, mettiti al muro, Sara! La donna lo supplicava di risparmiarla e lui cominciò a sparare. Imputato Stark,
Fra i gruppi che portava all'esecuzione c'erano donne e bambini? Sì. E trovava normale che donne e bambini facessero parte di quei trasporti? Sì, allora vigeva la legge sulla responsabilità collettiva della famiglia. E lei non aveva dubbi sulla colpevolezza di quelle donne e di quei bambini? Ci era stato detto che avevano partecipato ad avvelenamenti di pozzi, a distruzioni di ponti e ad altri sabotaggi. Lei prese mai parte a fucilazioni? Sì, in un caso. E non provò a rifiutarsi di partecipare alla fucilazione? Era un ordine. Dovevo comportarmi da soldato. Imputato. Lei partecipò a esecuzioni col gas? Fui costretto a farlo una volta. E che prigionieri erano? Era un trasporto misto, politici, criminali e razziali. Saranno stati in 150, 4 camion pieni. Cosa dovette fare? Stavo fuori davanti alla sala, dopo aver portato la gente nel crematorio. Pensò mai che quanto accadeva fosse da condannare? Assolutamente no. Solo il modo. Il modo? E che modo? L'impiego del gas era vile, non da uomini. Quando uno veniva fucilato, era un'altra cosa. Le fucilazioni venivano eseguite davanti alla parete nera, nel cortile del blocco 11. Grazie, grazie all'Associazione Culturale Ricordo per questi brani, diciamo, questo che cioè, non è un modo per passare il tempo, ma sono cose importanti e toccanti. Io vorrei chiamare adesso in causa, perché le istituzioni contano, non solo il Presidente, contano tutti in questa materia, cioè, ognuno può fare la sua parte. L'assessore al Comune dell'Aquila, Ersilia Lancia. Buongiorno, buongiorno. E, che dire, io sono rimasta commossa, sempre molto toccata di questa presenza. Stamane, venendo qui, riflettevo non tanto sul titolo dell'appuntamento, ma su questa immagine scelta, no? del ferro spinato. Può sembrare banale, ma quanto ormai abbia assunto un straordinario potere evocativo. Io ho 47 anni, faccio parte della generazione degli anni 90, della giovinezza degli anni 90, di quella che andava in gita ad Auschwitz, a Terezin. E non solo perché ho questa delega alle politiche giovanili, però voglio restituire un messaggio un po' diverso e ci tengo molto e vi ringrazio di questa occasione, perché è vero che ricorda chi ha memoria e che tra un po' non avremo più chi ha la memoria, chi custodisce, ma ricorda anche chi conosce la storia. E noi e loro, più di noi, di me, sono quelli che hanno conosciuto dalla lezione ferrea della storia che c'è, che resterà a presidio, ma al di là delle pagine di storia, perché io ho studiato su pagine di storia e quindi dubito che ci saranno delle righe, no? Di pagine soltanto dedicate alla storia. Noi siamo quelli che hanno conosciuto il dramma della Shoah attraverso la storia delle persone. Noi abbiamo letto il diario di Anna Frank, noi abbiamo letto Primo Levi, noi conosciamo la storia di Edith Stein, straordinaria donna atea, filosofa, per molto tempo atea, che poi si converte
ad Auschwitz e sarà poi lei quella che sui calendari e nella storia di chi crede è Teresina della Croce. Perché dico questo? Perché credo che la domanda oggi non sia ciò che è normale, che cos'è quello che conta alla fine? La dignità umana, la dignità della persona. E noi, scusate, questo ce l'abbiamo chiaro? Ce lo abbiamo chiaro? Ce l'avete consegnato voi? Probabilmente sì, attraverso il ricordo, ma lo ha consegnato le istituzioni, gli appuntamenti, le sensibilità e il futuro, che è la seconda, la terza, ultima declinazione del titolo del convegno di oggi, è promessa di impegno. E oggi noi lo facciamo attraverso i ragazzi della scuola media dell'Aquila, lo facciamo attraverso gli allievi sottufficiali della scuola dell'Aquila, una fra le più belle gioventù, perché arrivano da tutta Italia e sono bellissimi perché parlano con diversi accenti. Il futuro è promessa di impegno e noi ci siamo su questo. Non voglio essere un inguaribile ottimista, no. Voglio dire che questa è una fotografia reale, reale. Ed è chiaro che poi faremo tutti gli incontri, che dovremo fare tutti gli incontri necessari per non dimenticare, ma la centralità, la dignità umana, non so da quanto in poi, da oggi in poi, no, da un po' di tempo in più in poi, ma dalla generazione degli anni 90 in poi non ce la porterà via più nessuno. State certi di questo, è una promessa nostra, delle istituzioni oggi impegnate, ma dei ragazzi, dei professori, della gente che è qui oggi come noi e che racconta e parla a vario titolo. Non senza però chiudere con una nota di affetto storica, perché il comune dell'Aquila aveva nel 1300 un'importante comunità di ebrei che praticava le arti mercatorie, l'arte della lana, cioè che assetto degli ebrei nella zona della chiesa di San Flaviano, e quindi abbiamo anche, diciamo, questo orgoglio che è nella storia di L'Aquila, che è una storia di accoglienza, di identità, ma anche di straordinaria forza e quindi propositiva. Grazie, è l'ottimismo della volontà, voglio dire, questo, ma bisogna esserlo. Infatti io, come dire, al pessimismo, appunto, mi dispiace che sia così pessimista, ma cioè, le istituzioni contano, ma tutto l'ambiente scolastico, per cui adesso ho scelto di chiudere, insomma, e dando la parola, perché il ruolo è fondamentale, all'assessore regionale all'istruzione Piero Quaresimale e dopo al direttore dell'ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci, perché lì veramente siamo nel cuore del sistema, cioè la scuola conta, contiamo tutti, contano anche le singole persone, contano, voglio dire, gli atti, le parole di ogni giorno, però insomma in un certo ambiente, come dire, è fondamentale. Direi il dottor Quaresimale, se crede. Grazie, buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità civili e militari, ringrazio il presidente Marsiglio per avermi voluto in questa giornata importante e per aver organizzato questa iniziativa come è stato fatto nei scorsi anni. Saluto il presidente Durghello che ci ha onorato della sua presenza raccontandoci dei fatti storici importanti. Oggi è una giornata importante per riportarci la memoria dei fatti critici che hanno coinvolto l'Italia e l'intera Europa, e quindi siamo qui a fare un'elaborazione culturale, morale e storica affinché questi fatti non accadano più. Spetta a noi istituzioni, alla politica, in sinergia tutti insieme, cercare di veicolare dei messaggi di pace, solidarietà per superare queste violenze, e sicuramente dobbiamo sensibilizzare gli studenti, i ragazzi che rappresentano le nostre future generazioni. Purtroppo ci troviamo sempre più di fronte a una società violenta nell'ambito scolastico, ci sono fenomeni di bullismo, cyberbullismo,
Noi ogni anno anche qui cerchiamo di fare una campagna di sensibilizzazione con Abruzzo contro il bullismo, che tra l'altro è un'iniziativa che è stata inserita nella rete europea, e poi stiamo cercando di combattere la violenza di genere che con la pandemia sicuramente si è accentuata. Quindi dobbiamo cercare di mettere in campo, di porre in essere una serie di azioni per prevenire questi fatti che ci hanno colpito, e sicuramente dobbiamo trovare delle soluzioni affinché non accadano più, partendo appunto dalle nuove generazioni, come dicevo. La scuola è importante, rifaremo, purtroppo sono state interrotte a causa della pandemia, i viaggi della memoria, che sicuramente incideranno sulla crescita di questi ragazzi, per appunto cercare di evitare eventi dannosi come questi. Io ringrazio ancora una volta tutti, i ragazzi presenti, gli insegnanti, tutte le autorità. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo a fare dei passi in avanti. Grazie. Dottor Nardocci, in realtà l'ufficio scolastico regionale è quello che ce l'ha più, come dire, la adesso non le voglio attribuire responsabilità, perché se no sembra che sia colpa sua, se no non è vero. Però credo che, tanto primo, vi impegnate sicuramente. Secondo, cioè, vorrei anche capire come viene accolto questo vostro impegno su questo particolare settore, cioè, perché la memoria, adesso si è citato i viaggi ad Auschwitz, per esempio io non ho mai avuto il coraggio di andarci, sono andato due volte allo Yad Vashem, ma io non ho avuto il coraggio. Come affrontate questo nodo? Allora, grazie, io saluto tutti i presenti, le autorità, gli allievi della Guardia di Finanza e i ragazzi della Scuola Media Dante, i docenti che li accompagnano. Ringrazio davvero il Presidente Marsilio e il Comune dell'Aquila per l'organizzazione di questo evento e per aver coinvolto il mondo della scuola. Il mondo della scuola sente questa responsabilità, alcuni interventi mi hanno in parte confortato e devo dire che l'impegno della scuola in questi anni, nonostante la pandemia, c'è stato. Noi abbiamo avuto un momento importante che è stato il protocollo d'intesa del 2021 tra il Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le comunità ebraiche, che ha fissato in un documento un po' quella che è la tabella di marcia, quelli che sono i principi, quello che si deve fare e cosa va fatto e come va fatto. A questo protocollo d'intesa hanno seguito delle linee guida che sono state diciamo così emanate nel 2022 e che sono adesso in corso di attuazione. Perché? Perché bisogna capire appunto che il ruolo della scuola è fondamentale sotto due aspetti. Intanto la conoscenza, è importante conoscere i fatti, conoscere quello che è successo, coltivare la memoria, e da questo punto di vista la scuola, ripeto, è il luogo privilegiato, ma è il luogo principale. Conoscere i fatti non soltanto dal punto di vista teorico, appunto le poche righe o pagine dei libri di scuola, ma soprattutto toccare con mano i viaggi della memoria. Io confermo che l'impatto emotivo, l'interiorizzazione di quello che è successo, la comprensione profonda della tragedia, di quello che è stato, avviene poi quando ci sono le testimonianze dirette, quando i ragazzi tornano dai viaggi ad Auschwitz sono scioccati, cioè prima conoscevano le cose, dopo le hanno capite davvero, e quindi è comprensibile che non si abbia il coraggio. Guardo l'amico Carlo Fonzi, che spesso è stato promotore di questi viaggi e che insomma mi ha spesso riferito di che cosa succede in queste occasioni. Quindi la conoscenza, che è teorica, ma poi deve essere in qualche modo concreta, e quindi l'importanza delle testimonianze, l'importanza degli eventi di queste giornate, ma anche appunto di tutti i lavori che vengono fatti nelle scuole. Ad esempio un'attività molto che è molto importante, che è ormai consolidata e va a regime, è il concorso i giovani ricordano la Shoah. E è un'iniziativa che in Abruzzo ha preso molto piede, ragazzi partecipano, e devo dire che io ho visto qualche lavoro e sono sempre stato colpito dalla profondità. È stato detto i ragazzi delle medie sono giovani, sono piccoli, però devo dire che i lavori che loro producono danno conto di una, invece di una maturità emotiva, di una conoscenza davvero molto 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 profonda. E io cito sempre
questo protocollo per il protocollo e le linee guida per la lotta all'antisemitismo, perché come dicevo ci dà anche degli strumenti, ci indica qual è la strada da seguire, ma poi dà degli strumenti didattici molto importanti, perché al di là dei libri di storia c'è un mondo di documenti, di siti, di produzioni che vengono indicate, segnalate e offerte alle scuole. Quindi questo, diciamo così, è il primo passo, la conoscenza. E il secondo passo invece nella lotta all'antisemitismo è il concetto per cui questa lotta deve essere qualcosa di concreto, non solo di teorico, e quindi non ci deve essere tolleranza, tolleranza zero verso questi piccoli episodi, verso il è stato, insomma, spesso si riduce un po' tutto allo scherzo, al bullismo. Non è così, le linee guida ci dicono che non c'è possibilità di tollerare lo scherzo, la presa in giro, l'emoticon che viene mandato. E quindi anche questo è importante, è un messaggio che nelle scuole sta passando, quindi un contrasto attivo e la necessità di non minimizzare. E, diciamo che il mondo della scuola in questo si trova a contrastare, a mio parere, quelle che sono elementi negativi esterni, cioè all'interno della scuola questi concetti sono ben chiari e vengono praticati. Tuttavia è certo, è chiaro, è stato detto che c'è tutto un altro mondo, c'è il mondo del digitale, ci sono i siti, ci sono gli stadi con le curve, dove invece non abbiamo, diciamo così, una visione altrettanto chiara, ma tutt'altro, come dire, i ragazzi sono in qualche modo a contatto quotidianamente con, ahimè, una ripresa di elementi di antisemitismo, di intolleranza, e quindi quello che la scuola si trova a dover fare, premesso che come dire, in passato non è stato così, ma anzi ci è stato ricordato, la scuola è stato, ahimè, strumento attivo di realizzazione delle leggi razziste. Adesso, ripeto, la scuola ha questo problema, ha il problema di dover contrastare questo antisemitismo che difficilmente viene arginato all'esterno. La scuola riesce a farlo nel momento in cui si lavora, come è stato detto, in sinergia con le altre istituzioni, nel momento in cui alla scuola viene riconosciuta questa autorevolezza, viene riconosciuto un ruolo, perché poi è chiaro che la scuola riesce a incidere nel momento in cui ha autorevolezza, cioè riesce a convincere non solo gli studenti ma anche le famiglie, anche diciamo così, quello che è l'esterno rispetto alla scuola, nel momento in cui il ruolo della scuola è riconosciuto e riconosciuto come autorevole. E quindi da questo punto di vista è importante la collaborazione con tutte le istituzioni e con, diciamo così, con tutti i soggetti attivi. Io sono contento che in qualche modo questo ruolo sia stato riconosciuto dall'assessore del Comune dell'Aquila, anche dalla Presidente, che in qualche modo ha lanciato un po' un segnale positivo nei confronti di quello che viene fatto a scuola e di quello che, nonostante appunto l'impegno gravoso del contrasto all'antisemitismo, a scuola viene fatto. Mi viene anche in mente, è stato citato il problema delle curve, degli stadi, a me viene in mente quello che nella scuola è invece lo sport, è uno strumento di inclusione rispetto alle disabilità, ma è uno strumento comunque di dialogo e uno strumento per lanciare messaggi di fratellanza e di pace. Questo è stato lo sport in Abruzzo con le tante manifestazioni che abbiamo fatto e che quindi nulla a che vedere con altri episodi. Quindi il lavoro indubbiamente è tanto, i ragazzi devo dire che partecipano attivamente, così come le insegnanti. Abbiamo, ripeto, molte collaborazioni utili sul territorio, e quindi senza voler essere troppo ottimisti, come dire, pensiamo di poter lavorare ancora bene, molto bene su questo fronte, e ci impegniamo a farlo. Beh, direttore, questo ci rassicura un po', voglio dire, credo che sia un lavoro difficilissimo comunque quello che si può fare, perché si tratta di incidere sulla cultura fin da giovani, diciamo, e la cultura è fondamentale.
Io ringrazio tutti voi, spero che mi abbiate sopportato, e lascio, diciamo, il microfono alla collega Katia Ascolta. Voglio soltanto ripetere una cosa: ricordo, storia, futuro significa memoria, studio, storia, studio, e senza questo non c'è il futuro. Grazie. Grazie. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Gianni Scipione Rossi per la sua moderazione, ma io mi rivolgo soprattutto ai ragazzi che guardavo con grande attenzione. Ragazzi, siete stati bravissimi, quindi credo che un applauso vada fatto soprattutto a loro, hanno seguito con grande attenzione e nonostante tutto i temi sono molto importanti, un po' pesanti, lo capisco, ma lo capirete voi strada facendo, quindi grazie per l'attenzione. Io probabilmente alla vostra età non ero così brava e quindi veramente complimenti anche agli insegnanti, grazie. E chiudiamo con altri due brani. Abbiamo ascoltato un assaggio poco fa. Loro sono dell'Associazione Culturale Ricordo e il Teatro Spazio Rimediato. Propongono una lettura di brani scelti dall'opera L'Istruttoria di Peter Weiss, che ripercorre, a partire dai verbali originali del processo di Francoforte tenutosi nel 1946, alcune delle situazioni più significative svoltesi nei campi di sterminio nazisti. Le letture sono interpretate a tre voci, come vedete, da Giuseppe Tomei, Roberto Ianni e Luca Centi Pizzutillo, coadiuvati sempre dalla colonna sonora della violoncellista Flavia Massimo. E con questo vi salutiamo. Creiamo l'atmosfera giusta, apriamo i microfoni e grazie a tutti. Grazie. Nell'autunno del 1943, una mattina presto, vidi nel cortile del blocco 11 una bimba. Aveva un vestito rosso e una treccina. Era sola. Teneva le mani strette ai fianchi come un soldato. Una volta si piegò e tolse via la polvere dalle scarpe. Poi tornò immobile. Vidi Boger entrare nel cortile. Stringeva il fucile dietro il dorso. Prese la bambina per mano e lei si incamminò buona buona. Si fece mettere con il viso contro la parete nera. A un tratto la bimba si voltò. Boger tornò a girarle la testa contro la parete. Alzò il fucile. Sparò alla bambina. Che età aveva la bimba? 6 o 7 anni. Non può essersi sbagliato scambiando Boger con un altro? No. Tutti conoscevamo Boger. La sua andatura ondeggiante. Lo vedevamo spesso con il fucile a tracolla andare in bicicletta verso il blocco 11. A volte si tirava dietro a guinzaglio un prigioniero come un cagnolino. Le fucilazioni c'erano il mercoledì e il venerdì. Il 14 maggio 1943 vidi Boger uccidere 17 prigionieri. Tenni a mente la data perché tra quelli c'era il mio caro amico Berger. Quando correva la voce «Boger è a casa!», sapevamo cosa c'era per l'aria. Chiamavamo Boger la morte nera. Signor testimone, lei era membro del comando Becchini. Quando doveva trovarsi nel cortile del blocco 11? Un'ora circa prima dell'esecuzione. Arrivava di corsa uno scritturale del blocco 11. Gridava «Becchini, una barella, due barelle!». Se gridava una barella sapevamo che era una piccola esecuzione. Se venivano chieste più barelle l'esecuzione era grande. Ed era presente un medico? Un medico c'era solo nelle grandi esecuzioni, altrimenti c'erano i signori della sezione politica. Quali preparativi si facevano ai condannati? Quando uscivano dal sotterraneo lasciavano i vestiti nel lavatoio o nell'ingresso.
venivano numerati sul petto con delle matite copiative. Lo scritturale ricontrollava tutti e cancellava dalla lista il nome di quelli che andavano nel cortile. Come si comportavano i prigionieri che stavano per essere uccisi? Alcuni pregavano, altri li sentivo cantare inni nazionali o religiosi. Una volta una donna cominciò a gridare e qualcuno comandò: «Sparate subito a quella matta!» Imputato, è in nostre mani anche uno scritto in cui si dice della necessità di affrettare il compimento dei nuovi crematori, specificando che i prigionieri lì impiegati dovevano lavorare anche la domenica. Lo scritto è firmato da lei. Sì, dovetti dettarlo io. E vuole ancora sostenere che non sapeva nulla delle liquidazioni in massa. Tutto quello che ho dichiarato risponde a verità. Signor testimone, lei apparteneva agli autieri delle ambulanze che trasportavano nelle camere a gas il preparato all'acido prussico Zyklon B. Dove andava? Quando arrivavano trasporti andavo a prendere medici e infermieri per portarli dal vecchio lager alla banchina del Barackenlager. E dalla banchina dove andava? Ai crematori. E i medici venivano con lei? Sì. Cosa facevano i medici? Il medico sedeva nell'auto o rimaneva lì vicino. Gli infermieri dovevano preparare le cose. Quali cose? Le esecuzioni col gas. Al suo arrivo la gente era già nella camera gas? Stava spogliandosi. Non si agitavano? Le volte che ci fui io tutto si svolse tranquillamente. Signor testimone, lei era medico prigionieri nel Sonderkommando addetto al servizio dei crematori. Come avveniva il passaggio nelle camere a gas? Il fischio della locomotiva davanti all'ingresso che portava alla banchina era il segnale d'arrivo di un nuovo trasporto. Questo significava che entro un'ora i forni dovevano essere in perfetta efficienza. Si attaccavano i motori elettrici e questi mettevano in moto i ventilatori che portavano la temperatura dei forni al grado richiesto. E lei poteva vedere i gruppi arrivare dalla banchina? Dalla finestra del mio ufficio. Gli uomini arrivavano in file di 5. I malati seguivano sul camion. Il settore del crematorio era circondato da una cancellata. All'ingresso erano cartelli d'avvertimento. Entravano soltanto medici, capi infermieri e membri della sezione politica. Continui, continui. La gente andava ad agio stanca. I bambini aggrappati alle gonne delle mamme. Uomini anziani reggevano lattanti o spingevano carrozzine mentre il comando li incitava a fare in fretta. Dovevano percorrere ancora una cinquantina di metri prima di arrivare alla scala che scendeva negli spogliatoi. La strada era cosparsa di scorie nere. Quante persone vi venivano calate ogni volta? Dalle 1000 alle 2000. E queste persone sapevano cosa le aspettava? Sopra la stretta scala erano affissi cartelli in varie lingue che dicevano locali per bagni e disinfestazione. Avevano un effetto rassicurante e rendevano tranquillo chi era ancora diffidente. Vidi spesso persone scendere allegramente, mamme scherzare coi figli. Imputato, vuole dirci cosa seppe e cosa ordinò in merito alle azioni di sterminio? Non ordinai nulla di simile. Non seppe mai nulla delle azioni di sterminio? Soltanto verso la fine del mio servizio. Rimasi, oggi posso dirlo, inorridito. E se fu inorridito, perché non rifiutò di partecipare? Ero ufficiale, conoscevo il codice penale militare. Lei non era ufficiale? Sì, ero ufficiale. Lei non era ufficiale! Lei apparteneva a un comando di assassini in uniforme. Qui si attenta al mio onore di soldato! Quale onore? In un assassino